Mi sentite? Sì. Dunque, chiederei a Laura Castelli, Carmelo Cedrone e Claude Rollin di raggiungerci. Dove stanno i nostri interlocutori? Siamo pochi aficionados, spero che non sono andati via. Benvenuto, professore. Dunque, ne approfitto per far cominciare le presentazioni. Forse mi siedo, no? Le presentazioni. Ecco, Claude Rollin. Bonjour. Seyez-vous? Dunque, faccio le presentazioni per questo dibattito. Laura Castelli, che è laureata in economia aziendale, deputato del Piemonte per il Movimento 5 Stelle. Alla mia destra è il professor Carlo Cedrone, professore, autore di libri come Dove va l'euro e soprattutto vicepresidente del Comitato Economico e Sociale Europeo. E sta lavorando, credo, adesso sulla crisi dell'Unione Monetaria. Claude Rollin, che è del Partito Popolare Europeo, belga, di Charleroi. Vous êtes de Charleroi, à peu près. Né à Charleroi. Nato à Charleroi, sindacalista, operaio e appartenente alla Confederazione dei Sindacati Europei. Dunque, con questi tre interlocutori cominciamo a discutere del tema utopia o autopia. Allora, io sono andata a cercare ovviamente su internet che cosa. E dunque, l'utopia è un non luogo, nessun luogo. L'utopia è un buon luogo. La Repubblica di Platone era un'utopia. Il web magazine del mio amico Eric Joseph, che avete sentito prima animare la prima sessione, è un buon luogo. E ce n'è un terzo però che è stato dimenticato, che è l'utopia. L'utopia, che è un luogo immaginario, irraggiungibile, un'illusione, un falso ideale, qualcosa di veleitario, dicono. Allora, io comincerei subito su questo tema con la rappresentante del Movimento 5 Stelle e gli chiederei, per lei l'Europa è un non luogo, un buon luogo oppure un luogo veleitario, un'illusione? Ah, il microfono. Buonasera, intanto io volevo ringraziare chi tutti gli anni, da ormai 4 anni, organizza incontri di questo tipo, più che altro perché per rappresentanti come noi, istituzionali, è un momento in cui si cresce e si ascoltano delle realtà e degli studi insoliti per chi alla mia età arriva dalla società civile e si trova a 28 anni a fare il deputato alla Camera. Quindi grazie. Noi, il Movimento 5 Stelle, ha visto l'Europa e vede l'Europa più che come un'utopia, come un insieme di intenti che oggi non sono più quelli che forse qualcuno aveva voluto e aveva visto. A me piace ricordare sempre e partire dal 5 aprile del 2012, in cui in Portogallo la Corte Costituzionale portoghese diede quella sentenza che fece poi la storia sulla legge di bilancio, sentenza che dichiarava incostituzionale una legge appunto di bilancio, perché usando i criteri del fiscal compact si andavano a far venire meno dei criteri costituzionali, dei principi fondamentali. Questo io credo che sia un po' la chiave per capire dove si è arrivati e perché oggi l'Europa non può essere definita quella che si sperava. Quindi di fatto una scelta che deve essere fatta subito, se far prevalere il diritto fondamentale dell'uomo, quindi i diritti costituzionali che ogni cittadino ha nel proprio paese, oppure la finanza e quella che oggi definiamo la troica.
Questo non è il solito discorso populista, ma è il discorso di chi si trova tutti i giorni a dover fare i conti con paesi come l'Italia, che ha molti più problemi rispetto ad altri paesi europei, rispetto a corruzione, e non è banale oggi parlare di corruzione, o rispetto alle scelte politiche, perché quando ci si... Io faccio parte della Commissione Bilancio, sono capogruppo della Commissione Bilancio, e vedere... le scelte politiche, soprattutto di politica economica, fatte così come sono state fatte negli ultimi anni e vengono tuttora fatte, non in relazione a quello che devono essere anche i moltiplicatori finanziari. Io credo che una buona politica si interroghi su quanto un investimento possa essere un investimento che ha un ritorno dal punto di vista del famoso moltiplicatore finanziario. Oggi la politica non lo fa e fa degli investimenti che sono... per l'80% interesse privato, privatistico, interesse di pochi, e questo è chiaramente un danno che non solo la gente di questo paese porta sulle spalle, ma che è la scelta di una classe politica, quindi questo per noi oggi è l'Europa, quindi un'occasione persa. È utopia, utopia o autopia? Io non la inserirei in una parola, dico che è un'occasione persa perché doveva essere tutt'altro. Okay. Ok, quarta categoria. Adesso chiederei a Claude Rollin, che ha una visione europea da Bruxelles, cioè dal centro un po' dell'Europa. No, appunto, per lei l'Europa è un'utopia, un'utopia, un luogo buono oppure un luogo cattivo da dimenticare, un luogo di nessuno? Ok, peut-être une petite précision quand même par rapport à la présentation que vous avez faite de moi. Je suis un jeune député européen, plus si jeune dans l'âge, mais bon, je ne suis pas un politique professionnel. Il y a quelques mois seulement que je suis engagé en politique sur le terrain européen. Et pendant 40 ans, j'ai été un militant syndical et 30 ans un dirigeant de mon organisation syndicale en Belgique, dont 8 ans comme secrétaire général de la plus grande organisation syndicale belge, qui est la Confédération syndicale des syndicats chrétiens. Et donc à ce titre, je parle au passé, au comité directeur de la Confédération européenne des syndicats, mais aussi je siégeais dans le comité économique et social européen. Ce qui veut dire clairement aussi que dans mes prises de position, je peux paraître atypique, je vais dire, dans le groupe politique dans lequel j'appartiens au niveau européen, qui est le PPE, parce que mon expérience, mon engagement reste avant tout un engagement fortement social. Alors sur la question de savoir si l'Europe est utopia ou utopia, pour moi clairement c'est une utopie. C'est une utopie dans le sens de quelque chose à atteindre, mais de quelque chose qui est un lieu et qui reste un lieu positif. Mais aujourd'hui, cette utopie est une utopie blessée. Est une utopie blessée par toute une série de choses. C'est une utopie qui est blessée par le chômage, et en particulier par le chômage des jeunes. C'est une utopie qui est blessée parce que nous n'avons pas encore eu la capacité de choisir finalement entre une fédération d'États ou une Europe fédérale. C'est une utopie qui est blessée parce que nous n'avons pas encore construit les outils qui permettent d'avoir réellement une monnaie commune. Nous n'avons pas l'unité politique, nous n'avons pas la capacité politique de conduire les choses. Aujourd'hui, c'est une utopie qui est blessée par un marché qui est ultra dominant, un marché qui semble être le premier focus des politiques européennes, et qui est blessée aussi par le fait qu'elle n'est sociale que dans les mots. Souvent, et les syndicalistes un peu partout en Europe ont clamé leur volonté, leur désir d'avoir une Europe qui soit une Europe sociale. Malheureusement, si j'accepte la période qui était la période de présidence de la commission de Jacques Delors, on doit dire que cette réalité-là ne s'est guère traduite dans les faits. Et donc je pourrais faire une liste assez longue finalement des blessures de cette utopie. C'est une utopie qui est aujourd'hui, qui souffre, qui a mal. Mais quand je dis cela, ça n'empêche pas de devoir garder en tête que cette utopie a été jusqu'à présent globalement porteuse. Enfin,
Il faut être clair, les fondateurs, les pères fondateurs de l'idée européenne, et on en a parlé tout à l'heure, qui voulaient que plus jamais un conflit ne soit possible entre les grands pays européens. Ils ont quand même réussi. Regardons un petit peu la planète sur un temps long, sur son ensemble. Quels sont les espaces territoriaux qui vivent dans la paix depuis aussi longtemps sur un aussi grand espace? Il n'y en a pas. Nous sommes en la matière une exception. Ça ne veut pas dire que tout est simple, que tout est réussi. Et d'ailleurs, nos frontières, notre périphérie est une périphérie de plus en plus dangereuse. On a même en Europe un pays qui est occupé partiellement militairement. Je parle de Chypre en l'occurrence. Donc les choses sont loin d'être simples. Mais surtout, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est aussi une Europe qui a permis d'avancer de la démocratie. Des dictatures sont tombées. C'est important. C'est aussi une Europe qui a permis un certain rééquilibrage jusqu'avant la crise en termes de cohésion économique, en termes de cohésion sociale. Je pense que si sur tous les ouvrages d'art, sur toutes les autoroutes, sur tous les ponts, sur toutes les associations qui font du travail d'insertion, de réinsertion, du travail social, et qui reçoivent et qui perçoivent pour faire leur job de l'argent européen, il y avait un grand drapeau européen, mais je peux vous assurer que l'ensemble de nos pays européens serait recouvert de drapeaux bleus avec des étoiles. Et donc, je suis convaincu que cette Europe est blessée, l'utopie est à atteindre, il faut corriger et soigner les blessures pour qu'elle redevienne un rêve, mais un rêve dans la conception d'un rêve qui est capable de nous guider dans la construction de quelque chose qui est meilleur. Grazie mille. Anche per l'ottimismo. Dunque abbiamo avuto una visione, come dire, anti-europea, tutto sommato, una visione assolutamente entusiastica, quasi romantica. E adesso passiamo alla terza posizione. Ecco, c'è un microfono per lei. Grazie. Ricadiamo sulla terra e ricadiamo un po' sull'euro. Ecco, aspetti la mia domanda. Sull'euro, dunque, fu utopico inventare l'euro, aderire all'euro dal punto di vista economico, finanziario, politico, culturale, o c'è anche una terza posizione che consiste a dire sì, diciamo sì all'euro, però cambiando le regole? Ma è proprio questo, credo, che sia il nocciolo della questione. Cioè, dopo un percorso che era partito, ecco, io direi in maniera utopica da parte dei padri fondatori, perché i padri fondatori erano animati da un'utopia. Tu sei molto più giovane, quindi anche di me, io non ho vissuto la guerra, io, però insomma, l'Europa rispondeva a un'esigenza reale, perché noi per 2000 anni e passa siamo stati sempre a guerreggiare fino a qualche anno fa nei Balcani, quindi non è... E anche lì abbiamo dovuto chiamare gli americani per farci redimere diciamo, le nostre liti. Quindi l'euro rappresentava, secondo me, un passo in avanti, un completamento di questo obiettivo. E il problema è che l'euro è nato zoppo. Questo è. Quindi, zoppo perché nel progetto originario che già Delors aveva fatto e che lui ha richiamato, non era così la costruzione dell'euro, era ben diversa, cioè metteva, io l'ho definito come delle gambe di una sedia, cioè metteva tutte e quattro le gambe alla sedia dell'euro, invece alla fine se n'è fatta una sola, cioè la BCE, che anch'essa è abbastanza limitata. È la copertina del suo libro, tra l'altro, ecco, la sedia. Sì, ma poi, quindi, poi ho visto che ha preso piede, adesso anche altri parlano di questo, cioè nel senso che l'euro aveva bisogno, oltre a tanti altri aspetti che sono stati anche oggi definiti qui, ma cioè aveva bisogno di una politica economica comune che oggi non c'è. Io credo che molti, forse anche qua dentro, che non praticano bene le aule di Bruxelles, non sanno che di fatto le politiche economiche sono rimaste appannaggio dei paesi. Quindi, e questo è uno. Le politiche, l'altro pilastro, le politiche sociali. Non tanto perché io sono anche io ex sindacalista come Rolin e quindi noi siamo innamorati del sociale. Cioè, è un piede fondamentale, è uno dei meriti che ci viene invidiato a livello mondiale. L'Europa per molti diventa un punto utopico di riferimento per molti paesi del mondo e molti popoli del mondo che guardano l'Europa come un modello. Ecco,
Il problema è che noi ci siamo fermati. L'altro aspetto è quello politico. Cioè, per gestire tutto questo, e il sociale, e l'economia, e la moneta, occorre un processo decisionale da quello diverso da quello che abbiamo. Oggi non abbiamo un processo decisionale comune. Quando non c'è un processo decisionale comune di un controllo democratico a quello che viene fatto, che riguarda le nostre tasche direttamente, oltre a quelle delle imprese, alla fine prevale l'idea del più forte. Quello che sta avvenendo, cioè è il più forte dal punto di vista economico che riesce a imporre la sua linea. Questo è oggi l'Europa. Quello che stai dicendo, sembra giustissimo. Appunto, e quindi dobbiamo cambiare questo approccio, dobbiamo cambiare, secondo me, se non si cambia dobbiamo trovare un'altra soluzione. Non possiamo rimanere così appesi al palo, a sanguinare gocce a gocce, quindi se poi il sangue finisce non so che cosa succederà. Dunque, insomma, ci sono due visioni, una molto pessimistica, sì, diciamo che cerchiamo di passare in rassegna tutto il pessimismo che possiamo avere sull'Europa. Ecco, voi avvertite, vi chiedo a tutti e tre, che l'Europa è in pericolo. Lo avverti, per esempio, sappiamo tutti che il continente europeo attraversa una crisi gravissima, probabilmente la più grave dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dunque, ci sono anche molti movimenti che sono chiaramente anti-europei, facciamo la lista, c'è il movimento Syriza Greca, c'è il movimento 5 Stelle e la Lega in Italia, c'è le Front National che è molto, molto forte in Francia, forse sarà il primo partito nel mio paese, United Kingdom and Independence Party britannico, poi c'è il tedesco Alternative für Deutschland. Dunque, tutti questi movimenti, anche se, come dire, non hanno tutti la stessa componente xenofoba, eccetera, ma una componente anti-euro e anti-aggregazione europea ce l'hanno. È in pericolo l'Europa che si è tentato di costruire dagli anni 50 a adesso? Cominciamo da Claudia Castelli. Io credo... Laura Castelli, scusami. Sì. Io credo che nessun paese, mentre stava entrando in Europa e nell'area dell'euro, si sarebbe immaginata una situazione tale, soprattutto a livello di sovranità nazionale. Ora, definire un anti-europeista, un Movimento 5 Stelle anti-europeista, credo che sia la fine di un discorso. In realtà ci hanno obbligato a essere anti-europeisti. Ci hanno obbligato... Avete chiesto l'uscita dall'euro. Certo, ma l'abbiamo chiesto dicendo noi vorremmo cambiare quelli che sono i parametri europei, il fiscal compact, tutti quei paletti che questi paesi non riescono, soprattutto l'Italia come altri, non riescono a mantenere. Se questo non viene recepito dall'Europa come una necessità per molti paesi, e qui si incastrano molti discorsi di quelli che abbiamo sentito oggi, quindi la corrispondenza di paletti che siano commisurati alle necessità di ogni paese, allora se questa Europa non vuole parlare di come è cambiata, di come non è riuscita a fare quello che voleva, allora chiediamo l'uscita dall'euro, perché oggi più di questo non si può fare. Dunque, mi scusi, è l'Europa che vi costringe a essere anti-europei? Noi crediamo di questa sì, perché ribadisco, io credo che nessun paese, mentre stava entrando in questo meccanismo, si sarebbe immaginato un furto di sovranità e una disorganizzazione tale come quella che oggi c'è in Europa, un bilancio comune che non esiste praticamente per nulla, che tutte le volte che si va a ridiscutere crea crisi nei vari governi. I problemi sono molteplici e chiaramente ogni paese vive le proprie difficoltà. Io capisco chi viene da un altro continente e ci chiede di essere positivi, di aiutare gli investimenti in altri paesi. Il problema è che abbiamo una politica nazionale che non ce lo permette, non ci fa stare in piedi, abbiamo livelli di disoccupazione tali per cui ci piacerebbe investire in altri paesi, ma non riusciamo neanche a farlo nel nostro. Quindi semplicemente la necessità di essere anti-europeisti è quella che probabilmente ci manterrà in piedi e che ci permetterà di fare delle scelte, quelle che si dicevano poc'anzi. Professore,
Vuole rispondere oppure passiamo al nostro deputato europeo? Mi chiede, no, devo dare una precisione. Emmanuel Cucchios mi dice di specificare utopia vuol dire no tupos, cioè che non esiste, e utopia vuol dire che è buono, questo l'avevo detto, e di utopia e autopia invece è brutto, è un luogo brutto. Ecco, questa è la precisione che dovevo fare. A voi Claude Rollin. Ok, donc c'est clair qu'aujourd'hui l'Europe est le projet européen, parce que c'est plus en termes de projet que j'ai envie de parler, le projet européen est effectivement en danger. On peut dire que l'Europe... Est-ce que ce sont ces mouvements qui menacent l'Europe? Non. Questi movimenti minacciano l'Europa? Pour moi, non, pas directement. Ce qui menace l'Europe, c'est autre chose. Et je me souviens, il y a déjà pas mal de temps, d'une discussion entre un chanteur français et François Mitterrand, le président français. La question qui se posait, c'était de comment combattre l'extrême droite et le Front National. Et la réponse de chanteur avait été de dire, si on veut combattre l'extrême droite, il faut d'abord réparer les cages d'ascenseur dans les HLM, dans les logements sociaux. Je pense que c'est la même chose en Europe. Si on veut combattre l'euroscepticisme, l'anti-européanisme, l'extrême droite, eh bien, il faut réparer la cage d'ascenseur. Et la cage d'ascenseur européenne, elle est l'emploi. C'est-à-dire donner la possibilité, la perspective à toutes et tous qui veulent travailler d'avoir un job demain, en particulier aux jeunes. Et tant qu'on n'a pas fait reculer le chômage qui nous frappe aujourd'hui, effectivement, on ne réparera pas l'ascenseur et on laissera se développer un terreau fertile pour toute une série d'idées qui, pour moi, sont des idées de type régressif. Et l'Europe, le projet européen, il est celui, on pourrait le résumer, d'avoir une économie marchande, socialement corrigée. On a manifestement, quelque part, oublié le socialement corrigé. C'est ça qu'il faut rectifier. Et ce socialement corrigé, il passe par une série d'éléments. Il passe par des systèmes de sécurité sociale, il passe par des services publics, il passe aussi par un dialogue social. Alors les pays européens ont des systèmes qui sont différents, mais on peut y retrouver des bases qui sont similaires dans les uns et les autres. Et je terminerai sur votre question par rapport à toute la problématique de la souveraineté nationale. Alors peut-être est-ce le fait que je viens d'un petit pays, en plus aux frontières intérieures, où il y a des gens qui parlent allemand, des gens qui parlent français, des gens qui parlent néerlandais, mais j'ai la conviction que la souveraineté nationale, aujourd'hui, c'est une bêtise. Ce n'est pas sérieux de parler en termes de souveraineté nationale, parce que nationalement, nous ne serons plus jamais souverains dans un monde globalisé. Dans un monde globalisé comme celui que nous connaissons, la seule façon d'être souverain, c'est de le faire comme européen. Et donc, il y a une absolue nécessité de regagner notre souveraineté, notamment par rapport aux multinationales, notamment par rapport au monde de l'économique, et on ne pourra le faire qu'en ayant une Union européenne plus performante, c'est-à-dire une Union européenne qui soit beaucoup plus politique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci. Donc, professeur, l'idée che mi suggeriva tra l'altro il direttore Corvino, l'Europa è una prigione o può essere una casa? L'Europa non è una prigione, secondo me, l'Europa è una casa comune, almeno queste sono state le intenzioni. Abbiamo messo una gabbia, come diceva il collega oggi, limitata appunto alla questione monetaria ed economica. Quindi, ma noi non possiamo pensare di ridurre l'Europa ad un ufficio ragionieristico, perché oggi questo avviene. Dobbiamo uscire da questa gabbia. L'Europa non può essere un problema contabile, è un problema politico e culturale prima di tutto. Quindi noi abbiamo bisogno di far capire agli amici tedeschi. Non funziona bene, no? Funziona? Je peux parler français, mais pour les autres, non. Ça va? Non, 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 è un problema nostro, è che lui non sente la traduzione. Può andare avanti, professore, può andare avanti. Sì, quindi dicevo che
Oggi abbiamo bisogno, secondo me, da parte dei paesi, Galbraith diceva che l'Italia potrebbe spingere in questa direzione, io sono d'accordo con lui, anche se ritengo che la chiave della vicenda è la Francia più che l'Italia. Quindi, però, se la Francia resta bloccata com'è oggi più di prima rispetto alla questione europea, anche per problemi interni ed identità, c'è bisogno che altri paesi si muovano. Secondo me potrebbe essere la Francia e il Belgio, mi ha visto tra i paesi fondatori, quelli che più potrebbero spingere in questa direzione e costringere, perché di questo si tratta, costringere la Germania a cambiare linea, a cambiare rotta sul piano economico. Il problema è, come sappiamo tutti, che con la caduta del muro di Berlino la Germania purtroppo è diventata strabica, mentre prima guardava molto all'Europa, si è cominciato a guardare intorno e non sa più dove stare, che cosa dovrebbe fare, come è capitato anche in altre occasioni. Noi abbiamo bisogno di dire agli amici tedeschi che vogliamo una Germania europea, ma come si suol dire, io non voglio un'Europa tedesca personalmente, quindi una Germania europea sì, ma non un'Europa tedesca. Allora è necessario farglielo capire. Io poi non voglio essere provocatorio, però se non ci riusciamo, anche se adesso abbiamo qualche speranza, perché anche la crisi è arrivata anche in Germania e gli amici tedeschi, per capire, insomma, devono proprio sbattere, pagare sulla loro. Devono sbattere, secondo me, quindi probabilmente lo capiscono e questo ci aiuterà a cambiare, quindi a fare alcune cose che abbiamo enunciato prima. Se non lo fa, se questo non avviene, non lo so, io ancora non lo dico in giro, ma forse è la Germania che deve uscire dall'euro, si riprende il marco e gli altri paesi vanno avanti con l'euro. Quindi secondo me è la cosa più semplice, non c'è nessun problema. Quindi al limite proviamo a far venire gli inglesi e proviamo ad andare avanti. Quindi, difficile. È difficile l'inglese, ma lo facciamo noi, anche senza gli inglesi, secondo me. No, non credo tanto a queste soluzioni drastiche. Dunque, no, per essere allora un po' concreti, per esempio, ho visto che c'è un progetto della cancelliera tedesca Merkel con il britannico Cameron di mettere un tetto alla mobilità dei lavoratori comunitari all'interno dell'Unione Europea. No, non dico gli extracomunitari o i clandestini, eccetera. Mettere un tetto alla mobilità dei lavoratori comunitari all'interno dell'Unione Europea. Che cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle? Questo è il tema dei temi, credo. Quante volte nell'arco di questi ultimi anni ci siamo interrogati sulla mobilità, non solo dei lavoratori, ma in generale di chi viene da altri paesi. No, ma in questo caso proprio dei interni, lavoratori. È questo che è interessante. Certo, chiaro. Il problema è che non si può discutere della mobilità dei lavoratori se non si discute in generale della mobilità che in un paese già esiste, a prescindere dal lavoro, perché i paesi hanno delle mobilità molto diverse. Io credo che si debbano fare i conti con le diversità dei paesi e chiaramente qui l'Europa può fare tanto, si può pensare che l'Europa prenda in mano questo discorso e che decida. Noi l'abbiamo detto tante volte per quel che riguarda i problemi italiani, ci vorrebbe una mano in più da parte dell'Europa per quel che riguarda la mobilità. Non ci siamo capiti, credo, che è un'altra domanda che ho fatto io. È un'altra non conosco il progetto. No, la proposta non riguarda i lavoratori immigrati, i clandestini, sì, quelli interni, i rifugiati, i lavoratori europei, cioè un italiano che per andare sposta in Germania dovrebbe, ci sarebbe un limite. Questo le sembra un'idea benissimo giusta? Io credo che questo discorso non possa prescindere da altre mobilità, questo intendo. Io credo che non si possa parlare di mobilità europea e basta, si debba parlare in generale di mobilità del lavoro. Noi non abbiamo mai fatto un'ipotesi di questo genere in Italia per quel che riguardava l'Europa, ma veramente io credo che non si possa parlare di mobilità all'interno di un'Europa per gli europei, quindi un cittadino che dall'Italia si sposta in un altro paese europeo, se non si parla di quello che è tutto il mondo del lavoro e quindi anche di quello che riguarda la mobilità verso l'estero. Questo è il problema, è un disegno di legge specifico che sarebbe proposto appunto per i lavoratori europei. Ho capito. Da quel punto di vista è interessantissimo. Sì, è interessante. Io ho espresso la mia opinione rispetto alla mobilità generale, dopodiché
se vogliamo parlare di mobilità interna, io credo che ogni cittadino debba essere libero di muoversi laddove c'è lavoro e laddove un paese glielo permette. È chiaro che non è edificante per un cittadino italiano doversi spostare e andare in un altro paese perché l'Italia non gli permette di lavorare, e questo non si può superare con un disegno di legge. Anche qui la sovranità: io vorrei un paese che prima di pensare alla mobilità di un cittadino europeo pensi alla propria, che quindi un giovane italiano o un giovane greco non si debba per forza spostare di chilometri lasciando famiglia e quant'altro per andare a lavorare. Mi permetto di dire che chi ha pensato a questo progetto l'ha fatto forse guardando la storia del proprio paese e non guardando a quello che è la situazione europea, quindi città e paesi che sono diventati il fulcro di un lavoro fatto di stranieri europei, ma comunque stranieri. Va bene. Allora, Claude Roland, cosa si può rispondere a questo progetto, a quest'idea della signora Merkel e del primo ministro Cameron? Cosa si può opporre? Mais, clairement, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. D'une part, un acquis important de l'Union européenne, c'est effectivement la libre circulation des gens et la libre circulation des travailleurs salariés. Mais la libre circulation des gens et des travailleurs salariés, c'est un peu comme l'eau. C'est nécessaire à la vie, l'eau, mais l'eau, quand elle n'est pas régulée, elle crée des inondations, elle crée des catastrophes. Ici, en la matière, la circulation des salariés, il faut aussi la réguler. Et l'Union européenne a mis en place une directive qui permet cette régulation. C'est une directive qui a été prise en 1996, la directive détachement. Et cette directive détachement correspondait globalement à ce qu'on avait besoin à l'époque. Sauf que cette directive était à un moment où on n'avait pas encore l'élargissement comme on le connaît aujourd'hui. Et année après année, on s'est rendu compte que cette directive était contournée, qu'il y avait des flous, qu'il y avait des trous dans cette directive qui permettaient à des opérateurs quasi de véritables gangsters de mettre en concurrence extrême les travailleurs entre eux et de faire en sorte que dans des cadres tout à fait légaux, dont je ne parle pas de travail illégal ici, mais que dans des cadres tout à fait légaux, on mette en concurrence les travailleurs de façon telle que ça met en difficulté les systèmes économiques, les entreprises et l'emploi des travailleurs salariés. Alors il y a eu dernièrement une directive d'application, donc on a révisé en quelque sorte un peu cette directive. C'est un élément positif qui va dans le bon sens. Ma conviction, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'il faut entreprendre sous cette législature, le plus rapidement possible, une révision de cette directive, en tous les cas, des points de cette directive qui posent problème. C'est-à-dire, il faut empêcher en Europe qu'on développe un système de dumping social, aussi de dumping environnemental et fiscal. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Il faut savoir qu'il y a des intérêts différents. Souvent, en politique, on parle de rapports gauche-droite. Ici, on est aussi dans des rapports qui sont d'ordre est-ouest. Les pays, les nations n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes réalités. Il faut aussi entendre cela. Mais je pense qu'il serait tout à fait possible, pourquoi pas, d'avoir un système dans lequel les travailleurs venant d'un autre pays travaillent dans les conditions contractuelles des travailleurs de ce pays, et qu'en matière de cotisation de sécurité sociale, qu'il y ait un système qui permette de faire en sorte que ce soit la même chose que pour un travailleur du pays d'arrivée du travailleur détaché, mais qu'une partie ou une totalité de cet argent retourne au pays d'origine, de façon à ne pas avoir de problème de dumping, mais de rencontrer aussi les réalités de différentiel de développement. Dernière chose en la matière, on peut faire toutes les lois que l'on veut. Si on ne met pas en route un système de police qui permette de faire respecter ces lois, ça ne sert à rien. Je peux décider demain qu'on ne pourra plus rouler sur les autoroutes à plus de 100 km à l'heure. S'il n'y a pas de radar et de policiers sur l'autoroute, on roulera toujours à la même vitesse. Bien. En matière de protection des droits des travailleurs, s'il n'y a pas d'inspection sociale européenne, ça ne servira à rien d'avoir les meilleures lois possibles. Bene, grazie mille. Una rispostina breve del professore, sì, poi passiamo alle domande. Io ritengo una follia questa proposta inglese. Cioè, la mobilità è uno degli elementi più importanti per la crescita delle persone, dell'economia di una zona. Quindi
Ed è un segno negativo, cioè un segno di decadenza, quindi l'Europa deve andare in senso contrario, non indietro. Quindi io sono perfettamente contro questa proposta. Ostile. Benissimo, professor. Credo che possiamo passare alle domande dal web, se ci sono. Io, no, non, ci sono? Grazie. Perfetto. E allora... c'è qualche domanda interessante. La prima è questa sulla solidarietà, praticamente. Come è possibile un discorso? Ecco qua. Come è possibile formulare un discorso sulla solidarietà a fronte delle conflittualità dilaganti e dei multinazionalismi cannibalizzanti. Questa è la domanda. Sì, a chi la facciamo? Al professore? Sì, forse è il più... Sì, ma rispondere, qui in questo caso c'è un problema di solidarietà, non solo di carattere sociale, eccetera, ma principalmente economica. Ed è vero, cioè, purtroppo che ci sono questi rischi, no, rispetto al concetto di solidarietà. Ma in Europa bisogna fare quello che si fa in ogni singolo paese e che si è fatto in ogni singolo paese, anche per quanto riguarda il nostro e per quanto riguarda la Germania, per quanto riguarda il Belgio, se vogliamo rimanere tra di noi, o per quanto riguarda gli Stati Uniti. Quindi occorrono, ecco, quelle che dicevo io all'inizio, occorrono delle norme, occorre cambiare la legislazione europea per creare un sistema che in caso di necessità sposta parte della finanza, parte delle entrate con un bilancio comune, sono d'accordo, con quello europeo, che crea degli elementi di solidarietà. Cioè, se la Germania ha 200 miliardi all'anno in più dovuti all'esportazione, alla bilancia dei pagamenti, deve mettere una parte di questi per riequilibrare gli squilibri all'interno dell'Unione. Questo serve, come si fa in Italia e come si fa in Germania tra i Länder tedeschi. Quindi ci dobbiamo convincere che bisogna farlo anche a livello, io dico almeno, di Unione Economica e Monetaria. Partiamo da quella. Poi vedo che c'è una domanda per Laura Castelli. No, c'è pure questa sopra, proprio immediatamente, che un po' si riferiva pure al discorso della mobilità, che potrebbe essere interessante. Bisogna ricordarsi che la creazione dell'Unione Europea aveva come obiettivo la libera circolazione delle persone e dei capitali in Europa. I nostri giovani lo hanno capito, i nostri governi ancora no. Il problema è che abbiamo creato un'unione monetaria ma non un'unione politica. Ha perfettamente ragione, io sono d'accordo perfettamente. Sì, questo infatti è il punto, è un'Europa che si è dimenticata dell'essere umano in generale e si è dimenticata di quanto poteva essere un'occasione buona, per quello l'ho definita un'occasione mancata. I giovani se ne sono accorti a loro spese, aggiungerei, purtroppo, e i nostri governi no, perché sono troppo interessati a guardare alle loro tasche e al clientelismo. Io credo che lo sforzo che momenti come questi, legati a concetti economici molto profondi, debbano comunque ricordarsi che dietro a qualunque genere di economia di un paese o di un sistema come quello dell'Europa ci sono delle persone, e questo non può prescindere da nessun ragionamento economico. Ma avvertite che ci sono dei nuovi europei, cioè dei giovani che studiano qua, vanno a lavorare là, cambiano paese, eccetera? Esistono queste persone? Assolutamente sì, questo genere di mobilità purtroppo o per fortuna è veramente esistente. Professore? Sì, no, esiste una generazione nuova di giovani che si muovono continuamente. Io che viaggio in Europa ogni settimana, cioè sono frotte di giovani, sono la generazione Erasmus a cui abbiamo dato grande speranza. Oggi sono un po' delusi, dobbiamo rimettere in moto questo, perché solo i giovani secondo me possono contribuire a cambiare. Anzi, io mi meraviglio che sono troppo tranquilli, dovrebbe essere un po' più impulsivi, vero? Grazie. C'è un'altra domanda? Sì, c'è una domanda che potrebbe essere interessante ancora, e praticamente è proprio questo, e forse potrebbe rispondere. La conflittualità è figlia della disuguaglianza sociale, che non si risolve con la finanziarizzazione dell'economia e con il modello di lavoro dei mini job alla tedesca. La politica avrà uno scatto d'orgoglio
riporterà nel dibattito pubblico il ruolo degli investimenti pubblici, è in grado di creare un piano del lavoro europeo che vada oltre la logica delle delocalizzazioni? Ha capito? Oui, mais clairement, c'est pour moi un enjeu essentiel. Dans la législature qui vient, c'est ce qu'il faut réussir. Faire en sorte de mettre des moyens en œuvre pour relancer l'économie. Pas relancer l'économie n'importe comment, pour la relancer de façon durable, de façon intelligente, dans des produits innovants, dans des productions pour demain qui ont du sens pour la société. Et effectivement, la logique, qui est notamment une logique qui s'est développée en Allemagne, qui est de dire on va permettre le développement de l'emploi simplement en ayant des salaires, en ayant des conditions de travail qui soient inférieures, c'est une logique du moins-disant en quelque sorte en termes de travail, n'est pas une bonne logique. Nous avons besoin de travailleurs les mieux formés possible, d'investir beaucoup plus dans la recherche et dans le développement pour construire les entreprises de demain. C'est un réel défi. Je voudrais revenir sur deux éléments très rapidement. Un, Erasmus. Oui, il y a une nouvelle génération de jeunes aujourd'hui qui sont des jeunes européens. Moi, je peux vous dire, et c'est un exemple tout à fait privé, ma fille, l'année dernière, était en Italie pour un Erasmus. C'est un peu ennuyeux à la maison parce qu'elle n'écoute plus que la RAI, elle ne lit plus que des bouquins italiens. Mais en attendant, elle a changé, elle a une autre vision de l'espace dans lequel elle vit comme jeune. Maintenant, il y a une autre réalité, et tu l'évoquais tout à l'heure, parce que ma fille est une privilégiée en l'occurrence, elle a décidé de faire un Erasmus, elle a la chance de pouvoir faire des études. Il y a aussi toute une série d'autres jeunes, de Grecs, Espagnols, Portugais notamment, qui voyagent en Europe, pas parce qu'ils ont décidé de voyager en Europe, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour gagner leur vie. Mais c'est clair, je suis convaincu, il y a une nouvelle génération d'Européens qui est en train de se créer, qui est en train de vivre aujourd'hui. Grazie. C'è un'altra domanda. L'ultima. Proprio a Laura Castelli. Questa qui. Quella, la prima. Sì. E cosa pensa? Non ho i miei occhiali. Bellissimo. Visto. Dunque, cosa pensa se ci sono degli europei pronti a lottare la loro vita, a perdere la vita, per salvare l'Europa? Euromaidan in Kiev. Io credo che i giovani di tutta Europa siano pronti a non essere più presi in giro e avere una politica che finalmente si occupi delle cose che servono ai propri paesi. Io credo che i giovani non si possano distinguere tra europeisti e anti-europeisti, si debbano semplicemente mettere in quella categoria di persone che vuole provare a scrivere un proprio futuro senza dei paletti imposti, così come oggi accade, solo perché nasci in Italia e il tuo livello di istruzione cala drasticamente perché il fiscal compact fa tagli alla spesa all'istruzione, e piuttosto che una sanità che non funziona più per milioni di ragioni come quello che oggi stiamo vivendo. Io credo che ghettizzare ancora una volta non sia opportuno e che i giovani siano sempre pronti a prendere quello che di buono può arrivare da idee innovative. Il problema è, e qui mi sento di dirlo perché forse oggi se ne è parlato poco, che oltre al problema europeo c'è un problema sugli accordi internazionali che minano anche la stabilità dell'Europa comunque. Mm-hmm. E questo non è un discorso da sottovalutare. Noi siamo in un paese che produce arance ma che fa gli accordi con il Marocco per prendere e acquistare le arance dal Marocco. Ora io vorrei una tutela nazionale e una tutela anche da parte dell'Europa su temi di questo genere. I giovani forse hanno semplicemente idee che portano avanti in una maniera un po' più incisiva e diversa. No, io mi domandavo, perché credo che chiuderemo adesso, come trovare una narrazione, come dicono, che dimostri agli europei i vantaggi reali della loro appartenenza sia all'euro che all'Europa. Ecco. Un altro dibattito, allora chiudiamo su questo magari. È bellissima, quindi, ma è proprio su questo che dobbiamo lavorare secondo me, proprio per chiudere con la speranza, non col pessimismo, perché secondo me non dobbiamo essere pessimisti
è difficile essere ottimisti, però dobbiamo essere molto determinati nel raggiungere i nostri obiettivi. E spero che tutti, anche il Movimento 5 Stelle, partecipi a questo per quanto riguarda grazie. L'Italia. Grazie professore per questa visione ecumenica, grazie onorevole, grazie a voi tutti.